Domani a partire dalle 18 durante il Consiglio Comunale premi Poggio Bracciolini 2018 per i meriti in senso lato verso diversi cittadini teranovesi. Ecco le decisioni ufficializzate direttamente dal Sindaco Sergio Chienni. Destinato a coloro che si sono distinti e riconosciuti nel campo della cultura, della solidarietà, del lavoro, dello sport, quest'anno abbiamo individuato alcune persone che secondo noi erano particolarmente significative, teranovesi e non, a cominciare da Federico Fazzuoli per l'impegno che ha riversato nel promuovere l'autenticità del territorio, Marcello Nicchi, presidente dell'AIA per il contributo che ha dato al mondo dello sport e anche e soprattutto per l'impegno passato e recente nel tutelare i giovani arbitri in particolar modo e purtroppo sono spesso soggetti di aggressione da parte di sedicenti tifosi. Sempre nel mondo dello sport Mauro Vannelli perché ha ricevuto per i suoi 50 anni di presidenza prima nella Traiana e ora nella Terra Traiana la Croce al Merito Sportivo da parte del CONI. Abbiamo poi due riconoscimenti invece alla memoria. Il primo a Mario Matteini, per il contributo che ha dato nella storia della Terranovese Calcio, ma anche per il servizio che ha svolto come amministratore nei confronti della nostra comunità. E poi, siccome sono i 25 anni della scuola materna parrocchiale, ora Scuola dell'Infanzia, alla memoria a Don Donato Buchicchio, ovviamente non solo per aver fondato la scuola e averla sostenuta nel suo cammino, ma anche per tutto ciò che ha fatto per la comunità teranovese. E allo stesso modo, daremo il Poggio Bracciolini alle suore di Santa Maria di Leuca, che nella scuola materna parrocchiale operano e hanno operato fin dall'inizio e che ancora oggi contribuiscono in maniera significativa significativa a quella che è la vita sociale e religiosa della comunità di Terranova.